po' di vento, però è veramente bello. Era da tanto che volevo salire fin quassù. Siamo a 1664 metri e il paesaggio, seppur montuoso, è dominato dal verde di questi vasti prati e cime erbose. Particolarità di questo posto è sicuramente la base NATO dismessa, arroccata su uno dei picchi più alti. Qui abbiamo avuto tra l'altro la fortuna di incontrare un signore tedesco che ci ha spiegato in un inglese misto a tedesco un po' complesso da capire che lavorava lì un tempo. La base infatti è entrata in disuso solamente nel 95 e faceva parte di un sistema più complesso di 49 stazioni utilizzate durante la Guerra Fredda per comunicazioni criptate. Finalmente abbiamo trovato il posto per lo spot del tramonto, purtroppo non ci sono più nuvole. Comunque aspettiamo, manca ancora un'oretta e poi proviamo a scattare da qui sperando che qualcosa esca, perché ormai il cielo è completamente azzurro e non c'è più nulla. Boh. Non l'ho detto, ma sulla sommità della montagna alle mie spalle c'era una croce. Per ingannare l'attesa l'ho raggiunta e da lì la vista era assolutamente fantastica. L'obiettivo sarebbe una composizione verticale molto semplice in questa zona qui, con magari anche il masso nella parte bassa. In ogni caso potrebbe diventare tutto un po' più arancio, però sarebbe stato bello anche riempire il cielo con qualcosa che invece non c'è, completamente vuoto. Sì, ok, non mi sapevo spiegare bene. Allora, l'idea era quella di spostarci più a sinistra per cogliere meglio tutta la montagna che culminava con i radar e sfruttare le forme della strada per spingere l'occhio a concentrarsi sulla punta della montagna, dalla quale sarebbero poi dovute partire delle nuvole colorate di arancione dal tramonto. Purtroppo però niente nuvole. Purtroppo là in cima c'era veramente troppo freddo, un'aria che tirava gelida e non si è riusciti a rimanerli fino all'ultimo. Sono in pantaloncini corti, è una cosa importante, forse era considerare un attimo meglio il meteo e la temperatura minima. In ogni caso siamo tornati al parcheggio, ora scattiamo il tramonto. Qui si sono tinte un po' di rosa le nuvole là in fondo, sono carine ma nella posizione sbagliata perché non vanno a prendere i ripetitori purtroppo. E niente, il sole se n'è andato del tutto.